Immaginare e costruire la mobilità da qui ai prossimi 10, 20 anni, 30 anni vuol dire anche immaginare il futuro ambientale del paese. Su questo noi abbiamo dei dati in negativo, perché i dati sull'inquinamento atmosferico dimostrano che ancora ad esempio le nostre città sono a misura delle quattro ruote, però abbiamo tantissime esperienze in positivo sia di gestione della politica della mobilità nelle città, penso all'area C di Milano, che vanno appunto verso un disincentivo dell'utilizzo dell'auto privata, e poi c'è tutta una serie di esperienze che riguardano l'innovazione tecnologica nei trasporti. Però non c'è tecnologia che tenga, cioè non si tratta di sostituire semplicemente il motore a combustione interna con un motore elettrico, si tratta di ricostruire la mobilità cittadina immaginando una serie di fattori per cui muoversi a piedi o in bicicletta potrà essere davvero sicuro finalmente per gli italiani.